La gravidanza è andata bene, anche se ho dovuto osservare un lungo periodo di riposo, ma in modo principale per il lavoro che faccio. Essendo un'insegnante di educazione fisica, quindi essendo sempre in una situazione così quotidiana di rischio, il ginecologo ha preferito tenermi a casa per un periodo di tempo, insomma, soprattutto gli ultimi mesi. E così è stato. Non ci sono stati problemi particolari durante la gravidanza, anzi è stato un periodo bello della mia vita, lo ricordo con piacere. È un periodo in cui si è al centro dell'attenzione un po' di tutti, della famiglia, degli amici, eccetera. Quindi diciamo che è stata una fase aurea, ecco, dell'esistenza. Il problema è stato dopo, perché c'è stato appunto quando è arrivato il momento del parto, è stato un evento per me piuttosto traumatico. Ovvero, nonostante diciamo, le amiche mi avessero così preparato un po' a questo evento e nonostante io avessi anche partecipato a corsi di formazione, diciamo così. E si è rivelato un evento veramente pesante, cioè mi è sembrato in quel momento lì di ritornare ad uno stadio animale, ecco, cioè quasi una condizione di protostoria, diciamo. Ho provato delle sensazioni così dolorose e così nuove, inaspettate, inconsuete, di fronte alle quali, nonostante i vari corsi, ero comunque impreparata, perché erano sensazioni completamente nuove. Poi, qualcuno, anche insomma, ho sentito un paio di ginecologi dire che le donne sportive soffrono un po' di più perché hanno dei tessuti muscolari molto tonici e quindi fanno fatica a dilatarsi o adattarsi più facilmente. Non lo so se questo corrisponda a vero, comunque, o se sia stato questo un elemento, ma secondo me no. Per me si è trattato di un viaggio proprio nella protostoria, ripeto. Mi è sembrato di andare indietro nei millenni e di essere un animale che partorisce, quindi proprio di trascendere la dimensione umana quasi in questo evento. È stata questa la cosa che mi ha scioccato e non ero pronta a questo.